con Robel Garcia dopo la vittoria nella seconda partita al Super Six contro il Belgio. L'Italia doveva vincere questa partita e lo ha fatto, ma una volta tanto parliamo dell'individuo. Un cycle dopo lo scudetto vinto un paio di settimane fa, che momento è per Robel Garcia? È un momento meraviglioso, davvero, che c'è qualcosa che mi aspettava, perché ho lavorato tanto bene, e quindi questo succede alla fine. Da giocatore sempre in campo con la tua squadra a battitore designato con gli azzurri. Battitore di K è un po' diverso che diciamo, perché sempre sei lì nel toccao, seduto, quindi deve fare calentamento a volta, però è un motivo per cui sempre ti infoca un po' di più nel lanciatore, perché sei seduto, guarda bene il lanciatore della altra squadra, quindi quando va a battere è un po' più facile. Sì, non ti ha certamente deconcentrato per la battuta, da quello che si è visto. Quattro battute valide non solo per il record personale, ma tutte hanno significato qualche cosa nella partita, quindi veramente sei l'uomo del giorno. Ti vedremo in campo anche durante il torneo, hai già parlato con Gerali di questo? Eh sì, lui mi ha fatto sapere qualcosa, perché Andrus è un giocatore utility, ma può giocare anche off-field. Quando lui gioca off-field, poi Givo mi ha detto che in quel momento lì mi dà l'intervallo. No? Questa è una tappa importante, questo torneo sulla strada per le Olimpiadi. È questo l'obiettivo del baseball italiano? È questo anche l'obiettivo tuo personale? Sì, è un bello obiettivo, quindi dobbiamo continuare a lavorare forte, perché vogliamo vincere. Quello è la strada per arrivare all'Olimpiada, quello è l'obiettivo principale. Vincere, a cominciare da questo torneo e soprattutto a cominciare da domani sera, che sarà un bello spettacolo anche di pubblico. Esattamente, continuare così a giocare forte, tutti quanti sanno cosa dobbiamo fare, quindi abbiamo una bella squadra, e uno grande giocatore con tanta esperienza, e aspettiamo qualcosa da buono alla fine. Grazie e congratulazioni ancora. Grazie mille.